al Palaferraris, 89-88, con un libero a pochissimi istanti dal termine di Shamai Christon. Ci va a sbagliare Chris Dau, subito una transizione di Varese con Olivier Allan, cancellato dal belga Obasan, che riesce a più 6 per la squadra qui di casa. Masnago cambia passo fino in fondo con il fallo. Retina Obasan a realizzare, vederlo qui nel replay, il contatto del giocatore. Che canestro dall'altra parte, corre Strautins a schiacciare, contropiede contro contropiede dell'Open John Metis Varese. 40-35, anche Wims pescato da Obasan, una giocata a testa. Il blocco proprio di Colistein, poi Allan cambia passo, viene fermato a Radosevic, il furto di Obasan che vuole andare fino in fondo, allo scadere il canestro di Retin Obasan. Valido o meno, intanto proviamo a vederlo da questo replay. Il tiro sembra essere arrivato ampiamente prima. Moretti per McDermott, ancora Moretti contro Radosevic, viene stoppato, vuole correre Tortona con Doom fino in fondo, Mike Doom, doppio piccano l'alto per lui, vuole provare a lavorare con Refuse, poi di nuovo il pallone per Kyle Wims che attacca Mike Doom a schiacciare. Varese, Obasan attacca dal pick and roll con Tashon Thomas, il ferro da una mano al 35, consegnato nelle mani di Shahid, adesso leader dell'attacco varesino. McDermott, 3 secondi per andare al tiro, fino in fondo, lo cancella il replay, l'aiuto perfetto di e allargare il campo dall'altro per fermare le scorribande proprio di Gabe Brown, che sta giocando altrettanto da quattro. Tattico, la schiacciata di Tashon Thomas, contatto, questo è l'assist di Dau per Thomas, l'ha schiacciato anche 5 punti di vantaggio nell'ultima parte di gara. Obasan per Dau che va fino in fondo, canestro e fallo di Chris Dau, possibilità di sorpassare con il libero, movimento continuo per quarto, ma tutta la gara sul filo della parità. Chris Dau, jump dalla media con il controllo, vediamo se arriva il blocco di Wims, eccolo qua. Dau rischia di perdere il pallone, poi Wims frontale da 3, Kyle Wims, il graffio del campione a 5 secondi e 9.